Benvenuti da Tina Tipo e review. oggi siamo qui per recensirvi Destructor della Sbabam. Queste bellissime armi, un po' dei tempi antichi, cioè proprio per diventare dei guerrieri primitivi. Sono morbidissime. Sono naturalmente sicure, quindi molto morbide, vedete, bellissime. Ne abbiamo prese 8. E adesso direi subito di... Ah, vedete comunque il poster dietro qua, Appunto, sfondo. perché hanno delle cose. Eccone, è caduta una. Perché sono delle cose guai, però bisogna loro farne di plastica che ci rompiamo la Infatti, testa. sono belle, belle morbide, così non ci facciamo male. Il poster è bellissimo, c'è scritto finalmente in edicola, visto in TV, come hanno fatto la pubblicità. Destructor inizia la battaglia. Poi morbidissime, divertenti e sicure. Poi naturalmente c'è scritto il sito della Sbabam, la pagina Facebook, YouTube, seguitele, mi raccomando. Allora, qui ci sono Allora. dei sconti, parla dei Sì, sul guerrieri. sito. Scusate se giro così, ma se non ce la faccio, Ok, guarda. sì, poi c'è una Oh, un storia. po' delle storie. Bravissimo, poi il Poi labirinto. l'labirinto, i I giochini. cosiddetti puntini, un po' di giochini, gli Labirinto. abiti. Poi, aspetta che qua c'è... Ok, perfetto. Ok, Oh. l'angolo della risata anche, che carine sono delle barzellette. E poi i Rockets che abbiamo già recensito, bellissimi. Vi lasceremo il link qua sopra. Ok, io direi subito di iniziare ad aprirle. Premere due alla volta, così facciamo più veloce. Poi dopo faremo una piccola battaglia. Vediamo un po' come sono. Allora, sono indicate dai 3 anni in su e il prezzo è di Quindi 2,99 euro. io ce n'ho 5, quindi quasi 6, quindi Bravissimo. sono andati per Sono andato per me. Allora, scusate per questo ciuffetto, no? Torna sempre, cioè non va via. Ok, se vedete che mi sistema proprio così. Allora, aspettate. Via, vediamo un pochino qua. Ecco, iniziamo naturalmente. Immagino tutte le battaglie che faremo ieri. Potete che creiamo Destructor, vediamo dentro. Wow! Storr. Ah, perché ognuno ha il suo personaggio. Storr arriva dalle terre del nord dove è amato e adorato da tutti gli abitanti dei ghiacci. Perfetto, ok, quindi c'è anche il nome del personaggio che usa quest'arma. Questa qui è la mazza a doppio battente. Gern. Ok. Vediamo un po' com'è. È la mia? Wow, adesso apriamo anche la tua. Guardate L'ho che... già Cioè, detta. sembrano veramente, veramente vere. Sembrano vere. Col manico, tutte morbide comunque, come potete vedere, tutte. Così non vi potete fare male, naturalmente. Poi questo qui, Bippa. Ok, aprilo. Mettiti pure qua. Allora, è bellissimo questo qui invece, è come color bronzo. E poi sempre col manico, sono Questo bellissime qui è persone. usato da un mostro blu senza ciabatte. Bravissima, sì, quello di prima è così, forse non ve l'ho fatto vedere. Così. Questo qui invece è Monsta e l'arma è... Ah, la mazza che è d'oro! Wow, bellissima! Pippo, carica! Ok, comunque dopo c'è la battaglia, ci stiamo già preparando. Vai, apri un'altra, prendiamo le altre due. Ah, che carino, poi qua c'è scritto Sbabam. Forse non si vede, eccola lì la scritta. Vai, Pippo, prendiamo le altre due. Allora, questi qua intanto li mettiamo qua così non occupano tanto spazio. Io la penso. Ok, qua. Perfetto. Allora. Ok. Queste qua sono dorate, bellissime. Vediamo un po' chi le usa. A doppia arma, quindi dovrebbe essere sempre lui. No, un altro. Si chiama Kylen o Kylen. Cioè, questi qui sono, qui metto il maggiore oggetto, quelle le altre deve dare maggiore Allora, Kylen la furia. Wow, poi dice naturalmente la sua storia. E dice che anche questo qui è rimasto a doppio battente. Bellissimo. Comunque dice anche un po' la storia del personaggio e anche di questo qua. Mi spiego un po' come sta. Questo qua è bellissimo perché ha due palline. c'è qualcosa che Bellissimo. non Con anche va. la. Perché? Bellissimo. Ok. Allora, poi la tua invece è questa qua, sempre color bronzo dorato, Cioè, manico. se scrivete nei commenti
metti con sto Toban di personaggi che io sono più belli delle ame. Vi do 100 anni di cascio. Allora, vediamo un po' lui come si chiama. Lui è il Ghost. Wow. E si chiama Spectrum, quest'arma qua. Ok. Anche questa qui è molto molto carina. Guarda, mi immagino la battaglia che faremo, Pippo. Non vediamo ti un po'. Aspetto. Giusto, tocca anche a me prenderla. Allora. Ti aspetto, Pippo. Wow, prendi subito il bigliettino che vediamo com'è. Ah, questa qui è piccolina. Questa qui è grandissima. Ma sembra la stessa, però una piccola e una grande. Vediamo un po' sul booklet cosa c'è scritto. C'è lo scotch. Ok, si è tolto così. Gug. La usa Gug. E Gug chiama la sua mazza con il suo stesso nome. Wow, è di piombo ed è pesantissima. Wow, guardate che carina. Bellissimo. Facciamo una fatta grande. Facciamo la lotta. Adesso diciamo quella di Pippo qual è. Ok, quella di Pippo piccolina la usa Dargo e la sua mazza si chiama Sabbia. Ok, che nome è strano per un'arma. Comunque è carinissimo. Intanto tolgo lo scotch. Dai, tu quale vuoi? Quale vuoi? Chi vuoi? Io prendo questa. Tu prendi quella di Michelangelo. Va bene. Senta quella di Michelangelo. C'è due maniche. Due manici, che manici? E che altro parlare? Allora. Io parlo straniero. Straniero? Sì, vengo dall'Inghilterra. Allora, vediamo un po'. Questa qui è molto molto particolare, cioè è una cordicella con due manici. Vediamo un po' com'è. Anzi, chi la usa? Oh. La usa Trilos e si ha l'arma si chiama Toyus Anileis. Ok, bellissimo, decidere anche tu. Bene, ma comunque, ragazzi, con questi qua diventerete veramente dei guerrieri. Ma con Jackson! No! Questa qui è quella di Pippo, che è particolarissima. Pippo, falla vedere mentre io parlo. Ok, dopo mi colpisci, falla vedere prima. La usa Ubik e la sua arma si chiama Falgor. Questa qua, aspettate, perché chiudo sempre se poi devo... Eccolo qua. Goico! Ecco, adesso possiamo... Aspetta, prima... Prendiamo le varie armi qua. Poi le scegliamo. Tu me le prendi. Allora, primo turno io prendo. Aspettate. Allora, scusate se vedete la mia mutanda. Non è colpa mia. Allora, scegliamola. Pippo, tu scegli quella. Per il primo. Ok, io scelgo questa qua piccolina. Anzi, queste due piccoline. Ok. Anzi, voglio la sfida 2 contro 2. Ok, 2 contro 2. Vai. Tre. La mia, però io... Non è la corda? Cioè il manico? Vabbè dai, non importa. Prova a vedere, facci vedere che sei bravissimo. 3, 2, 1. Ah! Ma che è successo? Ci sono aggravia! Bellissimo. Vai, sei proprio dei guerrieri, eh. Vai. Ti spacco di! Perché ci aggravigliamo tutti? Aspettate. A tutti i colpi! Ce l'ho fatta, vai Pippo! Ah! Colpiamo Pippo, colpiamo Pippo! Adesso da dietro di sicuro mi colpirà. Colpiamo, tiro. Prendiamo armi, visto che adesso sono già aggrovigliate tutte. Le abbiamo già aggrovigliate, fantastico. Io vedo quella di Michelangelo. Ok, io questa qui. 3, 2, 1. Ti lascio senza vita. Aiuto, ragazzi. Sei in trappola. Non puoi più muoverti. Vai, anche tu sei in trappola. Assali, trappola. Ok, Pippo, adesso giochiamo. Non ci facciamo, cambiamo arma. Ah, che bella questa, sì. 3, 2, mi vuoi intrappolare? 1, via. Yeah, ho vinto Pippo perché sono rimasto senza arma. Poi, questa qui, vai. Io faccio con questa qua. Vai, Pippo. Ma facciamo con quella di Michelangelo, mi piace. Di nuovo? Vai! Chimica Q! Non c'è più vita! Vai Pippo! Non c'è più vita! Fatti vedere! Non c'è più vita! Non c'è più vita! Ragazzi! Non c'è più vita! Non c'è più vita! Dai, ultima sfida! Vediamo un po' chi rimane senza arma, ragazzi. Secondo voi chi?
Io comunque vedremo, dai. 3, 2. Ce l'ha fatta. Ecco qui no, i nostri Dexter, come avete visto prima, ma le mi ha dato un colpo più che... Sì, ho vinto, comunque ragazzi, ci siamo divertiti tantissimo. Mi raccomando, prendetele anche voi perché sono simpaticissime e divertentissime e molto molto adatte, ecco, per giocare sempre con i vostri amici, per fare tante battaglie da veri guerrieri, vero Pippo? Ma anche per carnevale, veramente sono molto molto carine in qualsiasi occasione, vero? Ok, adesso noi due andiamo a fare un'altra battaglia con questo Destructor. Ecco, lui parte di nuovo. Dai, io sto qui fino alla fine. Ok. Quindi ragazzi, mi raccomando, correte l'edicola a prenderla anche voi e taggateci nelle vostre foto su Instagram e Facebook come Tina Pippo Review, così vedremo quali Destructor avete preso. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete di voi gamer, se siete nuovi iscrivetevi al nostro canale. Guardiamo tanti altri video. Qui a questo video di altri video. Esta. Bomba! Bravissima Pippo, siteci bellissimi commenti come fate sempre. Vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti da Tina e... Pippo, ciao! Ciao!